La bellezza in sicurezza è il leitmotiv della 25esima edizione del Premio Penisola Sorrentina. L'evento, diretto da Mario Esposito, ha festeggiato le nozze d'argento in una dimensione differente e limitata a causa delle restrizioni Covid. Una kermesse che punta alla cultura e alla valorizzazione della Campania attraverso uno dei posti più suggestivi, Sorrento. L'evento, coraggiosamente e responsabilmente, si è tenuto rispettando tutte le normative sanitarie, con ospiti in presenza ed altri intervenuti da remoto. Il claim di quest'anno riprende il titolo di una celebre canzone, Torna a Sorrento, un ritorno alle origini, alle radici, all'umanità, attraverso la cultura, dove le residenze d'artista rappresentano i luoghi della creatività, punto di convergenza di grandi menti che, attraverso l'arte, disegnano nuove forme di economia. E sono finalmente insieme a Mario Esposito, il direttore del premio Penisola Sorrentina, Arturo Esposito. Perché finalmente? Perché l'ultima volta che ci siamo incontrati, diciamo così, eravamo divisi da uno schermo. Divisi da uno schermo, con le nuove tecnologie che un po' in quest'anno ritornano, però fortunatamente in un misto di presenza e di remoto. Questa volta noi due siamo in presenza. Siamo finalmente in presenza, insomma, riusciamo a dialogare almeno, insomma, in carne ed ossa. Allora, questo premio quest'anno ha faticato tantissimo, veramente sudore e sangue, come si dice, no? Per realizzarlo. E beh sì, un premio che è figlio della passione, che è figlio del territorio, che è una sfida, un premio che è un atto d'amore che è di coraggio. Resilienza è la parola chiave di questa edizione, la 25esima. Noi pensavamo, sai, a delle nozze d'argento intese come festa, come celebrazione. E invece queste nozze d'argento sono state la palestra di uno sforzo, di una capacità di reinventarsi, di declinare i nuovi linguaggi, di essere subito al passo con i tempi, di non perdere colpi. La resa è facile. Gettare la spugna è quello che ti capita a volte di pensare spontaneamente. Però se io dovessi usare, perché il racconto è sempre quello di un audiovisivo, un film, qualcosa, ho pensato a Rocky, no? Al pugile stonato che però si alza e dice un altro round. E ogni giorno era così, usciva un'ordinanza, usciva, c'è un altro giorno, andiamo avanti, finalmente ci siamo e siamo qui a Sorrento per questa 25esima edizione. Una edizione che sposa il mood Torna a Sorrento, e anche qui non solo la canzone meravigliosa, ma c'è dietro tanto, no? C'è dietro il desiderio di una infrastrutturazione nuova e diversa di quella che è la territorialità, di quello, il Torna a Sorrento, anche il sorrentino che in qualche modo deve tornare alle proprie origini, deve comprendere le proprie radici e inventare qualcosa di diverso. Il Covid ha cambiato la vita soggettiva, ma io dico che ha cambiato la storia e la geografia, come tutti i grandi eventi buoni e cattivi che segnano l'epopea dell'uomo. Quindi anche noi stessi torniamo a Sorrento, anche questo format oggi racconta la bellezza attraverso i protagonisti di Sorrento, quindi è un modo anche per loro di ritornare a scoprirla, ecco, come una donna amata che a volte è un po' trascurato magari e che oggi ritorni a corteggiare come la prima volta. Bellezza che tra l'altro è un po' il fil rouge, no? di questo evento, anche perché lo ritroviamo nella carta di Sorrento. Assolutamente, nel prologo, proprio nel preambolo alla carta di Sorrento dedicata alla bellezza lungo tre direttrici: l'ambiente, il turismo e la cultura. Quella bellezza a volte è nascosta, come recita anche la copertina d'autore composta esattamente dall'artista vicino a voi, Sannita. Giuseppe Leone, che ha selezionato sei fotografi in giro per Sorrento a scoprire luoghi meno convenzionali, quindi qualcosa che vada al di là dell'oleografia, al di là dello stereotipo, al di là del costone con il mare che è un po' l'immagine cartolina, ma è un percorso più intimistico della fotografia. E poi il claim, la bellezza, tesoro nascosto dell'economia, che accompagna questo progetto di poesia visiva, scritto per noi in esclusiva da Roberto Napoletano, giornalista economico, saggista e scrittore, che sarà anche premiato quest'anno.
residenze artistiche, anche questo insomma si intreccia con il premio, questo percorso culturale, economico anche, no? Assolutamente, gli artisti che ritireranno questo premio, che in qualche modo ritornano a Sorrento, ne diventano ambasciatori, diventano abitanti ideali di un territorio che fanno loro, che sentono dentro come una voce interiore e di cui poi in qualche modo diventeranno veri e propri promotori, testimoni. Ecco, quindi le residenze sono un concetto per cui questi personaggi vivono la sorrentinità, vivono la Campania. Uno di questi che la ama tantissimo è il mio amico Giancarlo Magalli, che dice sempre che la Campania ha tutti gli indicatori di civiltà, quindi è una regione per lui la più bella d'Italia. Quindi forse non sappiamo se sarà la più bella, perché l'Italia è tutta bella, però è questo il concetto di residenza, cioè un luogo che viene vissuto in interiore homine fino in fondo e che diventa anche fonte di ispirazione. La copertina d'autore ne è il chiaro esempio. Lo scorso anno ci fu Leone, ma non il sannita, il siciliano, che qui a Sorrento ebbe la sua residenza artistica e ha elaborato per noi tutto un progetto sul Grand Tour in Campania. Quindi non un passaggio, non una vetrina, non uno spettacolo, ma una testimonianza di vita e di amore. Più concreto, insomma, proprio la residenza con le radici. Bisogna mettere le radici qui a Sorrento, perché c'è tanto da vedere, da gustare. Da gustare. Ricordiamo anche questo, insomma, la buona cucina, l'accoglienza, c'è tanto veramente. I profumi. Purtroppo che con queste maledette e benedette mascherine dobbiamo un pochettino insomma contenere, però vabbè, ogni tanto la spostiamo per sentire il profumo la del magia, mare, la magia. La magia di Sorrento. Una cosa che ricorderai in maniera particolare, piacevole, bella di questa edizione, anche se vissuta in maniera differente? L'armonia nella difficoltà. Nelle difficoltà solitamente si è nervosi, si ha tanta rabbia, tuttavia il premio ha avuto la capacità con la sua squadra di trasformare questa rabbia in coraggio e in speranza, quindi la capacità di quello che è per un'organizzazione di trasformare il concetto di un'isola in arcipelago. Ecco, io sono un'isola e improvvisamente intorno a me ho visto tanti isolotti, abbiamo composto questo arcipelago, quindi arcipelago bellezza in sicurezza. Sorrento. Sorrento. Sapevate che a Sorrento c'è la Casa Bianca? In realtà è la Fondazione Sorrento, una costruzione che i proprietari hanno fatto costruire proprio sulle diciamo fattezze della Casa Bianca per omaggiare gli Stati Uniti, che sono stati praticamente la fortuna di questa famiglia. Adesso venite con me e vi racconterò tante belle storie, seguitemi. L'amministratore della Fondazione Sorrento, Gaetano Milano, che ci racconterà un po', ecco, la storia intanto di questo luogo, come nasce e il perché. In effetti questa villa fu costruita tra gli anni 20 e gli anni 30. Fu costruita da alcuni sorrentini che erano emigrati in America, facevano il commercio dei tessuti, dei fazzoletti in particolare. Fecero fortuna, tornarono a Sorrento e decisero di costruire all'interno di questo fondo. In effetti all'epoca non esisteva la villa, esisteva solo la casa colonica alle spalle, quindi di costruire questo manufatto, che ha una caratteristica particolare. Se lei la vede dall'esterno, c'ha la facciata che somiglia un po' alla Casa Bianca a Washington, perché in effetti era un segno di ringraziamento da parte di questi signori per l'America, che in effetti aveva fatto la loro fortuna. E qui continuarono poi a fare questa attività di commercio con l'estero, dei fazzoletti, dei ricami, che sono un po' la nostra tradizione. E dopodiché, fortuna per la città, dico io, non ebbero figli,
e alla fine vollero lasciare questa testimonianza straordinaria alla comunità sorrentina. E quindi noi come tale l'abbiamo ricevuta negli anni 90, e dopodiché si decise di istituire all'interno della villa una fondazione che avesse come, diciamo, obiettivo particolare, come finalità statutaria, l'attività culturale in genere e il parco, per precisa disposizione testamentaria, doveva essere dedicata ai bambini, perché loro avevano questo affetto particolare per i bambini. E la leggenda, ma credo che non sia tanto leggenda, racconta che a loro desse fastidio in età avanzata che questi bambini cominciavano a respirare l'aria che proveniva dai tubi di esalazione delle auto, in particolare dalla 600, se si ricorda, era un po' altina, quindi il fatto che stessero nei passeggini, nei carrozzini e respirassero quell'aria, per loro fu un motivo per cui disse: voglio riservare una parte di questa città, in particolare questo parco molto particolare, molto bello, lo voglio riservare ai bambini. E infatti nella disposizione statutaria è riportato che venga destinato ai bambini di Sorrento. Quindi noi in qualche modo cerchiamo di testimoniare e di rappresentare la volontà dei benefattori di questa città al meglio, cercando soprattutto di dare spazio all'interno della villa a manifestazioni culturali che abbiano un forte richiamo con il nostro tessuto sociale ed economico. Quindi il futuro attraverso i bambini, in qualche modo loro erano, insomma, lungimiranti, pensavano al futuro attraverso le nuove generazioni, ma l'arte, ecco, diciamo, sì, è il fiore all'occhiello, no, di questo luogo. Sì, noi diciamo che da quando siamo in attività, e parliamo di oltre 10 anni, abbiamo cercato di promuovere l'arte, la cultura, come messaggio universale di condivisione, di pacificazione e anche di rinascita, mai come in questo momento, quando più attuale. E quindi in questa ottica questa villa ha ospitato delle manifestazioni di grandissimo prestigio. Noi abbiamo ospitato Picasso, Chagall, Bacon, abbiamo avuto tantissimi artisti, però negli ultimi 5 anni, a corredo di questo evento, ospitiamo soprattutto delle manifestazioni che siano espressioni locali, come quella che vedete in questo momento, che vediamo in questo momento, e quelle che faremo anche negli anni a venire, nel senso che ci sono tanti artisti sul territorio che un po' per hobby, un po' per lavoro continuano delle tradizioni che per noi sono storiche, e quindi la valorizzazione di ciò che queste capacità manuali, se vogliamo, però anche intellettuali, mettono in campo sono il nostro, diciamo così, il nostro know-how, il nostro valore aggiunto, perché questo territorio ha delle testimonianze individuali incredibili. E che ovviamente non vanno dimenticate, anzi vanno tramandate di generazione in generazione. Qui dentro vediamo anche diversi manufatti, quindi sì, c'è la testimonianza del luogo, dell'artigianato locale. Quando parliamo di artigianato locale parliamo di un artigianato a più facce, che è fatto ad esempio dell'intarsio, cioè la lavorazione del legno, è fatto della seta, è fatto di ceramiche, è fatto di lavorazioni del tufo. Per esempio, il nostro territorio è costruito sul tufo, quindi il tufo rappresenta una risorsa anche da questo punto di vista, tant'è vero che noi abbiamo delle testimonianze artistiche in giro per la villa, dove in effetti sono pochissimi quelli che sono rimasti a lavorare questa pietra particolare, molto leggera, molto friabile e quindi facilmente lavorabile, sulla quale noi cerchiamo di investire, se non altro per evitare che se ne perda la testimonianza, la storia. Non è facile, però in questo ci stiamo impegnando, anche perché noi abbiamo un istituto d'arte sul territorio che si occupa in particolare di tutte queste sezioni che storicamente per noi sono importanti, che però con le nuove generazioni, anche il mondo moderno a volte tende a rimuovere, a marginalizzare. Il nostro dovere è di tenerle il ricordo, perché è dal ricordo che poi nascono. Quindi anche, diciamo, la scuola, insomma, fornisce sì, i supporti giusti, sì, per imparare. Diciamo che c'è una reciprocità, noi li forniamo alla scuola, la scuola li fornisce a noi. C'è uno scambio reciproco, sì, molto bello. Con il premio Penisola Sorrentina come siete intrecciati? Il premio Penisola Sorrentina per noi in questo momento rappresenta un'occasione. In che senso? Nel senso che la pandemia, l'emergenza sanitaria ci ha un po', come dire, creato una situazione di stasi,
per cui non riusciamo a essere propositivi come territorio come lo siamo normalmente, perché ci preoccupa il futuro, paghiamo, diciamo così, anche degli errori del passato, e quindi su questo si apre una fase di riflessione. All'interno di questa fase di riflessione, collocare un appuntamento particolare come il Premio Penisola Sorrentina è come presentare l'occasione per un momento di rinascita, cioè nel senso che noi vogliamo partire dal Premio Penisola Sorrentina, dalla Carta di Sorrento, per dire noi ci siamo, siamo propositivi, siamo positivi, vogliamo venire fuori da questo periodo, vogliamo non riconquistare, se possibile migliorare, le posizioni socio-economiche che avevamo solo un anno fa. Questo è un po' il messaggio che viene fuori, e devo dire la verità, è fortissimo in questo momento, anche perché, diciamo così, in qualche modo con una buona dose di coraggio ci stiamo proponendo rispetto, ripeto, alla soluzione migliore, che è quella di dire fermiamoci e aspettiamo. Un territorio quindi che non si arrende insieme alle sue persone, insomma la gente che ne fa parte, che insomma il tessuto. La Carta di Sorrento, lei ha detto questa cosa molto importante, si celebrerà in qualche modo, sarà sancita, no, in queste ore. E diventerà il manifesto della cultura di un territorio che attraverso la cultura vuole riproporsi, diciamo in senso un po' più ampio, come destinazione dove la cultura trova, come dire, un ruolo fondamentale, un ruolo di sviluppo, un ruolo di richiamo, ma anche un ruolo di ricostruzione storica, perché noi diciamo sempre che senza passato non c'è futuro. E quindi il nostro passato dobbiamo essere capaci di valorizzarlo, di ottimizzarlo, di renderlo fruibile, non offenderlo, però partire da lì per riproporre una storia che è sempre attuale nella misura in cui noi siamo capaci di creare questo interscambio. Grazie. Ma la mia passeggiata a Sorrento continua, e continua in questo meraviglioso giardino del Museo di Correale, perché Sorrento non è soltanto mare, ma c'è anche tantissimo verde, tantissimi posti da visitare. E vi faccio raccontare un po' una bella storia, la storia di questo posto, proprio dal protagonista. Vediamo sull'altra panchina, perché per le misure anti-Covid ci siamo insomma accomodati in questo modo. Presidente Gaetano Mauro, il presidente del museo. Presidente, allora, che cosa c'è di bello da visitare in questo palazzo? Purtroppo mi dispiace, inizio con questa distanza di 5 metri. Ci siamo attenuti oltre la distanza di legge e quindi possiamo parlare senza mascherine. Ce l'abbiamo però. Ce l'abbiamo, quando ce l'abbiamo. Ci alzeremo, ci metteremo la mascherina. Cosa c'è di importante in questo museo? Questo museo è il contenitore della cultura della mia città, della mia penisola. Qui i Conti Correale hanno raccolto circa 10.000 oggetti d'arte, ci sono esposti in questo museo, che è aperto al pubblico nel 1924. E da allora è gestito da una fondazione privata, in cui c'è un rappresentante del comune, Filancieri e Museo Palizzi, appunto gestisce questa fondazione. Diciamo che la cosa più importante, tra le cose più importanti che ci sono in questo museo, oltre ai mobili, ventagli, collezione di ventagli, orologi, c'è la quadreria napoletana tra il XV e il XIX secolo, dei pittori della scuola di Posillipo, quindi tutti i paesaggisti, queste cose qua. E poi c'è una bella collezione di porcellane del Settecento, porcellane europee. Diciamo che alla fine anche il nostro vanto, che il nostro museo, da persone, da chi studia, da chi parla d'arte, è ritenuto uno dei più importanti musei di provincia d'Italia. Quindi l'invito dovrebbe essere quello di chiedere, di invitare chi viene a visitare la città di Sorrento,
di non godere solo delle bellezze naturali che abbiamo a Sorrento, che sono tanti, del nostro mare che è pulitissimo e bellissimo e che va goduto in pieno, ma c'è tanta di quella arte, c'è tanta di quella importanza culturale in questo contenitore e nella città di Sorrento che va passato una giornata a visitare il più museo di un giorno, esatto. Perché c'è questa bellezza e l'arte declinata in ogni modo, dal cibo, abbiamo mangiato un'ottima caprese, lo dobbiamo dire, e, insomma dalla vista praticamente ci sono dei landscape meravigliosi in questo posto. Insomma, l'enogastronomia è un altro fiore all'occhiello della nostra città, ci sono dei ristoranti stellati. In un territorio così piccolo ci sono... Un concentrato. Sì, c'è un concentrato di ristoranti stellari, sono tantissimi, ma comunque in generale dalla trattoria al ristorante stellato a Sorrento si mangia bene. Quindi veramente auguro che tutti vengano a visitare, perché c'è tanto da visitare e c'è tanto da vedere a Sorrento. In questo periodo storico così difficile stiamo vivendo, diciamo in itinere, continui cambiamenti, continue restrizioni, insomma veramente è una situazione molto brutta. L'arte rimane una cosa, un punto fermo possiamo dire, e diciamo sono le ultime cose che stanno ripartendo, adesso magari stiamo ancora subendo delle frenate brusche. Però l'importanza di mantenere alta la guardia per quanto riguarda questi settori. Diciamo che senz'altro io lo dico da sempre e penso che è quello che, di cui tutti noi siamo coscienti. Il turismo in Italia, a Sorrento, nelle nostre zone, il turismo è l'arte, l'archeologia, tutto quello insomma, che è cultura, camminano e devono camminare insieme. Non c'è da trovare percorsi differenti. Noi stiamo cercando anche di mettere enogastronomia e arte insieme, perché anche l'enogastronomia nei suoi piatti, nella ricerca dei piatti, molte volte si rifà al passato, all'arte. Io credo che senz'altro, purtroppo il periodo, ci troviamo in un periodo difficile. Noi quest'anno abbiamo riaperto il museo pensando principalmente ai nostri collaboratori, perché i numeri purtroppo quest'anno sono molto bassi, abbiamo avuto perdite ingenti nella nostra gestione museale, noi abbiamo serate musicali, matrimoni, presentazioni di libri e purtroppo quest'anno non abbiamo fatto niente. Non è solamente il deficit dei visitatori. Purtroppo Sorrento quest'anno ha avuto un deficit di visitatori abbastanza elevato e quindi veramente siamo rimasti aperti con la coscienza che di poter dare un posto di lavoro, di poterli tenere tutti assunti, tutti i nostri collaboratori. È stata una questione proprio di coscienza, perché se io dovevamo pensare ad aprire solamente per i visitatori, non riuscivamo. Però il turismo deve ripartire dall'arte? Era importante ed era necessario che noi aprissimo, che noi potessimo dare un segnale di vita alla città, e l'abbiamo voluto dare aprendo e quindi mettendo a disposizione la visita del museo a tutti coloro che venivano a Sorrento e che avevano voglia di visitare questo contenitore così importante. Perché poi se uno pensa a un museo immagina qualcosa di molto statico, invece ecco, dalle sue parole mi rendo conto che c'è qualcosa invece che pullula, che vive, sì. Che è fatto anche da tutte le persone che sì. Ci lavorano dietro. Infatti, ma qua noi al museo abbiamo dei progetti di dare emozionalità, stiamo cercando di fare dei progetti basandoci un attimo anche sulla visita del museo in una maniera emozionale. Quindi voglio dire, noi non dobbiamo solamente pensarlo come quella visita, girare, visitare, guardare e basta. Noi dobbiamo pensare ad un museo come un arricchimento di storia, di storie insomma che ci possono far vivere l'epoca. Certo, entrare proprio in quella dimensione. Esatto, se tu giri nel museo guardando le opere d'arte e pensando di immergerti in quel periodo storico, lo godi in un'altra maniera. Se vivi l'emozionalità della visita, senz'altro
riesci a godere di più la bellezza dell'arte, la bellezza del contenitore. Certamente noi quest'anno un'altra cosa che abbiamo fatto, io nell'invitare le persone a visitare questa bellezza, posso dire questa è una bellezza in sicurezza, perché quest'anno abbiamo messo anche i percorsi obbligati, il distanziamento, logicamente le temperature, anche voi certo, siete arrivati qua, percorso. abbiamo seguito tutto il protocollo Covid, abbiamo preso la temperatura, avete lasciato il numero di telefono, i vostri nomi, voglio dire... In sicurezza. Diciamo che è una bellezza in sicurezza la nostra visita. Questo giardino invece che cosa racconta? Ci sono delle piante particolari, piante secolari, da insomma non sono un'esperta, ma guardandole sembrano molto... Questa prima parte qui che lei vede nella parte antistante, diciamo la struttura, il fabbricato vero e proprio, il museo, la casa museale, sono piante un po' più diciamo storiche, mentre invece la maggior parte del giardino, che il museo ha circa oltre 10-15 mila metri di giardino, sono tutto giardino sorrentino, quindi limoneto, aranceto, ulivi. Quindi piante proprio sì, locali. È proprio il giardino sorrentino. Infatti noi lo scorso anno abbiamo anche provveduto a riprendere un pergolato sorrentino. È nostra intenzione non solo mettere a posto il contenitore culturale, che è la casa, e quindi tutte le quadrerie, i mobili e tutto quanto stiamo facendo per quello che sta all'interno della casa museale, ma stiamo cercando anche di riprendere e dar vita ai giardini, in modo che chi viene a visitare il museo non gode solamente della bellezza di quello che è il contenitore proprio museo, ma gode anche della bellezza di quello che era il giardino sorrentino, e quindi tutto quello che i limoneti, gli aranceti, e possono fare una bella passeggiata lungo il viale godendosi proprio il verde, come dicevo come introduzione. Sì, è di un rilassante unico. Allora a questo punto io intanto la ringrazio e davvero mi vado a fare una bella passeggiata. Io le voglio consigliare, visto che lei vuole fare una passeggiata, anche sempre lungo il giardino, continuando per il viale, di arrivare al Belvedere. C'è un Belvedere? Il museo c'è un Belvedere, io penso che sia l'unico museo in Italia, non lo so, non mi sono documentato, ma se non erro forse uno, è l'unico o forse uno dei pochi musei in Italia che c'è un Belvedere che affaccia direttamente a mare. C'è una vista del Golfo di Napoli, del Vesuvio, che è semplicemente stupefacente. Non penso così, che ci sia altro museo che possa darle questa bellezza. C'è una tentazione unica e a questo punto bisogna vederla. Andiamo a vedere, andiamo, certo, andiamo. Mi accompagna? Andiamo. E andiamo. Dai giardini del Museo di Correale qui a Sorrento ci troviamo sul Belvedere che appartiene sempre al museo. Da questo Belvedere, che è meraviglioso, un colpo d'occhio davvero suggestivo, riusciamo a vedere parte della penisola sorrentina e guardate, alle mie spalle c'è addirittura il Vesuvio. Guardate che vista meravigliosa! Thank you.
La 25esima edizione del premio Penisola Sorrentina Mario Esposito ci fa approdare a Sorrento, ovviamente in uno degli hotel più suggestivi, più belli della costa. Siamo all'Hotel Continental e insieme a me c'è il patron di questo splendido hotel, Carlo Scala. Intanto grazie per averci ospitato, insomma, in questa hall meravigliosa. Abbiamo fatto una visita un po' in tutto l'hotel, che è veramente suggestivo, con un terrazzo mozzafiato. Un imprenditore, potrei definirla un imprenditore dell'arte, perché lei è appassionato di libri, di arte, di cultura in generale. Innanzitutto la ringrazio per avermi concesso questa intervista e benvenuto all'Hotel Continental. Sì, sono stato sempre un amante della lettura e sono anche un amante dell'arte. Diciamo che quando l'albergo è stato oggetto di ristrutturazione, abbiamo dedicato alcune nostre suite a tanti personaggi famosi che hanno soggiornato nella nostra città. Quindi non solo tanto scrittori, ma anche pittori. Parliamo di Debussy, di Goethe, di Wagner, di Pittelot. Anche perché Sorrento rappresenta non solo una meta turistica balneare, ma è anche una città piena di cultura. A Sorrento abbiamo il Museo Correale di Terranova, per esempio, dove è presente la più importante collezione di Giacinto Cigante, pittore famosissimo dell'Ottocento napoletano. E non solo, chiaramente a Sorrento abbiamo rappresentanti della famosa scuola di Posillipo. Basti pensare che il fondatore, che era un russo, che si chiama Shchedrin, è stato addirittura sepolto nel nostro cimitero. Quanto è importante l'asse cultura-turismo? Io credo che sia un asse imprescindibile, sia un binomio sicuramente di successo, non solamente per la nostra città, ma credo per l'Italia tutta. Basta pensare che le più importanti città italiane, Roma, Firenze, Venezia, quelle che raccolgono il maggior numero di visitatori, scelgono queste città principalmente per la cultura. E Sorrento, da questo punto di vista, è anche una città fortunata, perché possiamo abbinare alla cultura anche un turismo balneare. Non solo, ma anche chi viene nella nostra città ovviamente ha la facoltà, la possibilità di raggiungere molto facilmente il più famoso sito archeologico d'Italia, se non del mondo, Pompei, Ercolano, Oplonte e ovviamente la bellissima Costiera Amalfitana nella città di Napoli. Quindi diciamo, da questo punto di vista ci riteniamo fortunati. Il connubio premio Penisola Sorrentina e l'Hotel Continental, in che modo si abbracciano per questo evento così particolare, che tra l'altro festeggia 25 anni, quindi molto longevo? Sì, diciamo che negli ultimi anni ho orientato l'albergo non solamente verso gli ospiti stranieri italiani, ma anche verso quelli che rappresentano un po' la cultura, non solo quella italiana, ma anche quella mondiale. Ho avuto la fortuna di avere ospiti qua il maestro Uto Ughi, tanti famosi scrittori, l'ultimo diciamo in ordine di tempo Federico Moccia, e con tutte queste persone ho instaurato un rapporto che va al di là di quello che è il senso dell'ospitalità alberghiera, un rapporto personale che certamente mi aiuta a crescere, e chiaramente l'aspetto qualificante di conoscere tante persone che hanno avuto modo a loro volta, che hanno girato il mondo e hanno conosciuto tante persone che diciamo sono grato verso di loro, perché mi mettono al corrente di tanti episodi di tipo cinematografico, letterario, che sicuramente non fa che arricchirmi. La conoscenza di Mario è una conoscenza che risale a qualche anno fa, chiedendomi appunto un'ospitalità per i suoi ospiti, a cui ho dato sempre riscontro, perché ripeto, è un piacere conoscere tanta gente comunque diversa, delle eccellenze ognuno di essi nel loro campo. Quindi è una cosa che faccio veramente con piacere, e specialmente quest'anno, in questo momento
di pandemia così grave per la nostra città, per il nostro turismo, per i nostri alberghi. Quindi credo che forse mai come quest'anno questo premio ha un valore secondo me doppio rispetto agli anni precedenti. Può essere, diciamo, un punto di ripartenza per la nostra città. In questa sala, ci siamo seduti qui, abbiamo scelto questa location, ce ne sono tante bellissime nell'hotel, però perché proprio questo angolino? So che ci tiene particolarmente perché, insomma, qui si sono sedute diverse persone e c'è qualcuno che, insomma, le è rimasto particolarmente nel cuore. Sì, in effetti qui mi piace perché diciamo che c'è un po' la rappresentazione un po' della storia della pittura contemporanea. Alle mie spalle ci sono delle fotografie di Andy Warhol e poi di un artista napoletano a cui sono personalmente molto legato. E qui, diciamo, qualche annetto fa ho avuto il piacere di incontrare, non so come chiamarlo, l'icona della RAI italiana, il signor Pippo Baudo. È stato un incontro bellissimo. E diciamo che l'incontro è proseguito poi sulla nostra terrazza Vittoria, al ristorante, dove mi ha fatto partecipe di tanti momenti storici della televisione italiana. Lui che posso dire che sicuramente è stato, diciamo, il creatore della televisione, e quindi tutti i suoi incontri con tanti personaggi più vari, e mi ha raccontato degli aneddoti veramente molto divertenti, senza mancare qualche passaggio anche poco felice, non solo della sua vita, ma anche incontrando tanti personaggi che a loro volta probabilmente si sentivano esclusi da una certa organizzazione televisiva. Lei prima in terrazzo proprio ci ha raccontato, ci ha anticipato che praticamente qui a Sorrento l'inverno lo vivete in maniera diversa, è come se l'inverno non arriva mai. Questo è molto, diciamo, è anche un po' emblematico del periodo che stiamo vivendo, no? È una forma di speranza che possiamo lanciare come messaggio, l'inverno che non arriva mai in questo posto. Il primo hotel ad aver riaperto subito dopo il lockdown, quindi grande coraggio, grande rinascita, insomma bisogna farcela. Un messaggio anche, ecco, per l'economia, per tutti gli imprenditori, anche quelli più piccoli che faticano a riprendere in questo momento. La ringrazio per questa domanda, che risponderò molto piacevolmente. Quando è scoppiata la pandemia, abbiamo deciso di aprire l'albergo esattamente il 1° giugno, quando ancora era vietato poter transitare, arrivare a Sorrento dalle altre regioni, eravamo completamente isolati. Ho aperto, qualcuno mi ha detto che ero un pazzo, io ho voluto sfidare in un certo senso la sorte, ma più che sfidare la sorte, lanciare un messaggio, non solamente al mio personale, ma credo alla mia città. Sorrento è una città turistica famosa in tutto il mondo. Da questa situazione non possiamo uscirne assolutamente sconfitti. Anzi, il messaggio era proprio quello di speranza, di vedere una luce in fondo al tunnel. E devo dire la verità, questo messaggio credo che sia arrivato ai miei concittadini e anche ai miei colleghi albergatori. È stata molto dura, le posso assicurare che è stata molto dura. E purtroppo continua a esserlo, anzi, a seguito di queste ultime ordinanze, chiaramente ci hanno completamente isolati. Avrei dovuto chiudere l'albergo il 29 novembre, purtroppo lo chiudo il 31 ottobre, con molto rammarico. Ma di fronte a una realtà negativa, grave, come questa, chiaramente non ho potuto fare altro che accettarla. Soltanto che, anche non sapendo quale sarà il nostro futuro, comunque aprirò l'albergo l'anno prossimo, il 1° marzo. E diciamo è un nuovo messaggio di speranza che voglio dare a tutti gli operatori turistici, non solamente sorrentini, ma anche quelli della nostra regione. Purtroppo Sorrento ha un limite, noi viviamo solo ed esclusivamente di turismo. L'indotto è solamente turistico. La chiusura di un albergo comporta una disoccupazione
veramente ad alte percentuali, e questo noi non lo possiamo accettare. E tutti i nostri dipendenti guardano verso i propri datori di lavoro con un occhio particolare, con grande attenzione. Noi certamente gli dobbiamo dare fiducia e di credere che sarà sicuramente una situazione migliore per il prossimo anno. Che cosa bisogna fare secondo lei? C'è una ricetta secondo lei per uscire da questa situazione, delle soluzioni che magari potrebbe suggerire come imprenditore, perché magari voi avete più il polso della situazione, anche dei piccoli suggerimenti che magari insomma, devono arrivare un po' più in alto, no? Per far ripartire, per dare una mano. Trovare una ricetta oggi è veramente molto difficile, molto difficile. Sicuramente credo che si dovrebbe intraprendere una via basata sulla promozione e sulla pubblicità, far recapitare un messaggio non solo di speranza, ma anche che Sorrento ha risposto in maniera ottimale a quelle che sono tutti i dettami che ci sono stati imposti dal governo e dalla regione. E sicuramente non è facile. Sicuramente si dovrebbe pensare molto all'uso di tutti i mass media, televisioni, giornali, e lanciare un messaggio di speranza, che una volta che vengono qua troveranno di nuovo il Sorrento di una volta. Questo senso di ospitalità che è palpabile nella città, in ogni angolo di Sorrento. E ospitare queste persone ancora con un cuore ancora più aperto, ringraziandoli ovviamente di aver scelto la nostra città come luogo di soggiorno. Certamente c'è molto lavoro da fare e credo che questo la via da seguire, però non deve essere una via di una politica o di un uomo solo al comando. Credo che bisogna interagire con tutte le forze produttive, non solo della nostra città, ma anche di quelle governative, perché chiaramente un discorso turistico non può essere limitato ad una sola città, ma deve essere il prodotto Italia che deve essere portato a conoscenza. Noi abbiamo un impegno fondamentale, specialmente verso tutti i lavoratori del nostro settore che stanno veramente in crisi. E quindi è un obbligo da parte nostra non solo riempire i nostri alberghi, ma anche riempire di speranza i cuori dei nostri lavoratori. Sulle note del gruppo Sorrento Folk diamo il benvenuto a Villa Zagara insieme al proprietario, insomma al responsabile, al titolare di Villa Zagara, Nino Apreda. Grazie per averci ospitato qui in questo luogo magico. Grazie Maresa, grazie a te che siete venuti qui a Villa Zagara in questo giardino segreto dove la tradizione incontra la mitologia
e dove nei secoli è passata gran parte della storia di Sorrento. E adesso mi deve raccontare un po' di aneddoti, un po' di storie particolari. Intanto vogliamo ringraziare questo gruppo che ci ha portato tanta allegria e ce ne vuole. Devo dire, mi ha emozionato, perché vedere questi colori, questa allegria di questi ragazzi in questo momento storico, in queste ore che stiamo vivendo, veramente un periodo così drammatico, lo dobbiamo dire, per tutto il paese, questo colore, questa allegria dà veramente tanta speranza, e ce n'è bisogno, vero? Soprattutto nel turismo. Certo che ce n'è bisogno, perché questa è Sorrento. E Sorrento è spensieratezza, è armonia, è amore ed è cultura. La cultura è sempre quel lievito del turismo di cui abbiamo tanto bisogno e di cui è impregnato tutto quanto il nostro territorio. E anche questi giardini bucolici che hanno visto già da Omero cantare nel Ulisse, che è passato di queste terre, poi dopo ancora Agrippa padre e Agrippa postumo, poi ancora l'invasione dei turchi nel 1548, che hanno invaso la muraglia, è passato di queste terre, fino poi a Torquato Tasso e a tanti altri. C'è veramente qui un pezzo di storia in questo giardino, in queste pareti, in queste mura, no? Di queste strutture. Veramente... Certo, siamo dentro alle cinta delle mura antiche di Sorrento, che circuivano da Marina Grande a Marina Piccola, dove una volta Marina Grande era approdo di Sorrento. E quindi da questa prospettiva c'erano tutti quanti gli arrivi sulla falesia di Sorrento, dove poi la strada invece è venuta molto, ma molto dopo, parliamo del 700-800. Allora, noi lo dobbiamo dire, teniamo le distanze di sicurezza perché le normative anti-Covid ce lo impongono, no? Però c'è stato un momento in cui qui, diciamo, pullulava l'allegria, la gioia, e speriamo che, insomma, si continui a fare tutto questo, dove c'era più vicinanza, no? Gli eventi, perché Villa Zagara è anche questo, è soprattutto eventi. Sì, eventi unici e particolari, perché l'unicità di ogni evento è data anche dal contesto storico, ma anche culturale, e si presta a tanti scenari diversi. E quindi tanti vengono dall'estero, più che dall'Italia, ma anche dall'Italia, per godere di questo contesto bucolico, dove c'è, ripeto, la tradizione che incontra la mitologia. Anche ed è un piante... giardino segreto di piante, per lo più di aranceti e limoneti sorrentini, con le noci, e poi tante essenze profumate e variopinte che incantano il giardino. Sì, veramente meraviglioso, veramente. Stare qui, insomma, è un pezzo di paradiso, è un Eden, possiamo dire. Però questo momento, purtroppo lo dobbiamo sottolineare, non è semplice. Lei come imprenditore ha questa struttura, insomma, gestisce questa meraviglia con tutta la sua famiglia, tra l'altro, no? È sì, condizione... tutta la famiglia, che è un gruppo ben affiatato, e facciamo fatica, sì, però nella speranza che abbiamo una forza, che oltre la villa è anche il nome di Sorrento, è anche la tradizione e l'unicità di tutta quanta la costiera, che è ripetibile, che si presenta, è pronta a presentarsi sul mercato anche con questo nuovo appello, che è la carta del turismo, che verrà presentata in questi giorni a Sorrento. La carta di Sorrento, insomma, che sarà il manifesto per gridare a gran voce, no? La forza non soltanto dei sorrentini, diciamo, come popolo, ma ovviamente degli imprenditori, per fare, insomma, forza comune. Perché Villa Zagara? Villa Zagara è per la sua unicità e per la sua capacità di offrire un prodotto a metro zero, che va dalle culture autoctone alle piante, al giardino segreto e anche al contesto della centralità e della storia di Sorrento, dove trovano una sintesi e un'unicità di ambiente e di contesto. Allora, si diceva del momento storico difficile, le difficoltà anche in queste strutture che sono, diciamo, fortunate, possiamo dire, perché vantano ovviamente di una, insomma, una storia millenaria che hanno, e quindi hanno questa forza alle spalle. Però in questo periodo
com'è la situazione? Possiamo lasciare anche un messaggio a chi ci ascolta affinché... In questo periodo a me viene sempre a mente la canzone Torna Sorrento, cioè un richiamo... Che è il mood di quest'anno, tra l'altro, del premio Penisola Sorrentina. Certamente, Torna Sorrento è un hashtag da lanciare e rilanciare, perché è il lavoro che stiamo facendo, perché stiamo lavorando sui social in particolare, facendo marketing per essere presenti sul mercato, perché la presenza è già una speranza del futuro, che sicuramente sarà florido, anche se non come prima, sicuramente sarà un nuovo futuro che noi siamo attenti e pronti ad accoglierlo. Il legame con il premio Penisola Sorrentina e Villa Zagara qual è? Noi siamo disponibili e attenti a questi eventi e manifestazioni culturali che hanno a cuore Sorrento. Noi siamo il cuore di Sorrento e abbiamo anche noi a cuore Sorrento. E quindi ci auguriamo ancora di poter ospitare il premio il prossimo anno per dare un riferimento alla la villa di riferimento del premio, come un ritorno a un posto, e così come il ritorno a Sorrento, Torna a Sorrento, che è un messaggio che dobbiamo rilanciare nuovamente nel mondo. Grazie signor Neno. E grazie, allora musica Marisa. Ancora, cosa ne dice? Ma bello. Sì, suoniamo ancora. Sorrento, nella piazza principale, a pochi passi dal Teatro Tasso, dove si tiene il premio Penisola Sorrentina 2020, 25esima edizione, nozze d'argento per un evento che punta alla cultura, per un evento che punta alla promozione del territorio, della Campania e di questa città meravigliosa. Premio Penisola Sorrentina Arturo Esposito 2020. Buonasera, buonasera Sorrento, premio Penisola Sorrentina, 25esima edizione. Sul palco del Teatro Tasso si sono avvicendati diversi ospiti, sia in presenza che da remoto, per raccontare anche i 25 anni di grandi emozioni e personaggi, da Vanessa Gravina, Luca Barbareschi a Magalli. Il premio quest'anno è andato anche a Lello Arena, che ha partecipato alla manifestazione in collegamento web con un simpatico siparietto con Magalli e il direttore Mario Esposito. Premiati anche Nathalie Caldonazzo e Francesco Branchetti per il teatro, mentre il premio per l'audiovisivo è andato al direttore Alessandro Casarin per il lavoro condotto con la TGR ed il racconto dell'Italia nella pandemia.
Spazio alla musica e alle nuove generazioni di cantautori con il premio a Leo Gassman. Vai bene così, Leo Gassman. Tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così e non ti devi arrabbiare per ciò che non sai fare, per ciò che non sai dare, perché per me tu lo sai, vai bene così. Perché sei fatto così, dici sempre di sì, non accetti l'errore, ti rovini l'umore. Sono qui per ricordarti che gli errori sono altri. Solo tu sai quanto fa male arrivare così in alto per poi scivolare, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi per le mille domande alle quali risposta non hai, che portano solo più in basso ogni tuo singolo passo. Ma tu sei così e non ti devi arrabbiare per ciò che non sai fare, per ciò che non sai dare, perché per me tu lo sai, va bene così. Perché sei fatto così, dici sempre di sì, non accetti l'errore, ti rovini l'umore. Sono qui per ricordarti che gli errori sono altri, che la vita è là fuori, non è sempre a colori, ma una cosa è certa, non le importa dei tuoi errori. E crollare fa male, ma ritorna a sognare che un artista è un bambino che non vuole mollare. Non bisogna affogare in ciò che non sai fare, che vai bene così. Perché sei fatto così, dici sempre di sì, non accetti l'errore, ti rovini in umore. Sono qui per ricordarti che gli errori sono altri, che la vita è là fuori, non è una cosa è certa, non le importa dei tuoi errori. Al Simbananga, al Simbananga, al Simbananga, al Simbananga. Grazie mille. Bravo Leo Gassman. Grazie di cuore. Continua il nostro viaggio a Sorrento per il premio Penisola Sorrentina e in questo momento credo di essere la donna più invidiata delle ragazze, perché di fronte a me ho non solo un bellissimo ragazzo, ma anche molto bravo, insomma, ragazzo di talento, è Leo Gassman. Ciao, ciao Leo. Ragazzi, è un piacere essere qui. Allora, intanto qui stai per ritirare un premio molto importante che festeggia 25 anni, tra l'altro, quindi Nozze d'Argento. Tu, insomma, sei un giovanissimo artista, però hai cominciato già, la tua gavetta è iniziata tempo fa, so addirittura che hai iniziato a suonare a 7 anni. Sì, sì, diciamo che è stato un percorso abbastanza lungo, nonostante comunque la giovane età che porto dentro di me. Diciamo che la sezione il tipo di premio che prenderò questa sera, del quale sono onoratissimo, è un premio che dedicato soprattutto ai lavoratori, e questo mi rende molto orgoglioso, perché comunque soprattutto per la situazione che stiamo vivendo è molto significativo, perché comunque mi rendo conto che ci sono un sacco di lavoratori che poi per me sono sempre dei piccoli eroi, perché ogni lavoro è sacro e ogni lavoro secondo me è importante a modo proprio, perché appunto contribuisce a far andare avanti appunto un paese o comunque una nazione,
e quindi sono molto onorato di poter essere qui oggi. E rappresenti tutti i lavoratori dello spettacolo che sono, oltre a voi artisti, anche tutto il comparto che c'è dietro, no? Ovviamente. Sì, diciamo che soprattutto appunto sempre per questa situazione abbiamo imparato a valorizzare ancora di più giustamente i lavoratori del settore della musica e dello spettacolo, che sono degli individui che spesso non vengono ringraziati a sufficienza e che sono fondamentali per la realizzazione di un progetto musicale o artistico che sia, perché comunque appunto senza di loro non si potrebbe muovere questa bellissima macchina che poi regala emozioni alle persone. Quanto ti emoziona il palcoscenico? Ti abbiamo visto prima fare il soundcheck, le prove, però anche lì sembrava come se tu avessi praticamente una platea davanti, sei immerso nella musica, hai cantato. Sì, diciamo che soprattutto i teatri per me mi ricordano molto casa, perché io sono cresciuto nei teatri quando ero figlio piccolino. D'arte, ovviamente, sì, e nipote d'arte. Esatto, sì, diciamo che sono cresciuto, i miei genitori mi portavano in tour quando ero piccolino nei fine settimana e respiravo spesso anche quell'odore del legno che costruisce appunto il palcoscenico, e quindi ogni volta che sono dentro un teatro mi sento a casa. Ma soprattutto poi quando suono, soprattutto quando sono con la chitarra, io la chitarra ancora di più il senso della casa mi avvolge appunto, perché comunque io sono partito appunto dalla mia camera di casa all'oscuro di tutto, di tutti, e poi piano piano ho fatto un percorso che mi ha portato un sacco di soddisfazioni e che spero possa continuare, perché è qualcosa che poi mi rende felice e mi dà la possibilità pure appunto di dare la voce anche alle persone che non ce l'hanno. Allora, con Vai Bene Così hai vinto le nuove proposte a Sanremo lo scorso anno, ovviamente poi un percorso che si è interrotto per tutto il comparto ovviamente artistico, perché il lockdown non ha permesso più di fare concerti e altro. Però tu, l'ispirazione, tu hai detto, è cominciato dalla tua cameretta, no? Come molti ragazzi come te. Sì, certo. Dove trovi ispirazione per le canzoni? Perché sei un cantautore. Sì, diciamo che io l'ispirazione la trovo... Cioè, secondo me bisogno di due tipi di elementi. Cioè, bisogno dell'ispirazione, ma anche della serenità per scrivere una canzone. Oppure comunque di un sentimento che ti porta a scrivere qualcosa e a portare un messaggio. Diciamo che... Io di solito mi ispiro appunto guardando appunto le persone, ascoltando le persone, le loro storie, perché essendo stata una persona molto fortunata nella vita, mi piace comunque condividere le storie delle persone che mi circondano e che incontro nel mio quotidiano. E poi sono anche munito di una certa serenità, perché appunto i miei genitori mi hanno sempre, e le persone appunto che mi hanno sempre circondato, mi hanno sempre regalato il tempo, che è il bene più prezioso, e l'amore, che è una cosa che manca moltissimo oggigiorno, e quindi mi reputo molto fortunato. Ogni giorno mi sveglio essendo appunto consapevole del fatto di essere uno dei pochi eletti a essere fortunato quanto sono fortunato io, e di conseguenza mi sento anche in dovere di dover condividere anche la mia gioia attraverso la musica, attraverso quello che faccio. Tu hai un cognome importante, dal nonno, il papà ovviamente, insomma ha pesato molto questo cognome, possiamo dire tra virgolette ingombrante, nel senso che hai dovuto costruire da solo anche la tua immagine, hai voluto a tutti i costi farcela da solo, insomma sì. Sappiamo che tuo papà doveva stare in disparte, la tua mamma, sì. No? Da solo. Sì, no, diciamo che in realtà, a dire il vero, non l'ho mai sentita la pressione, un po' perché i miei genitori sono stati molto bravi a muoversi, essendo anche comunque figli loro stessi d'arte, conoscevano determinate dinamiche e hanno fatto di tutto per evitare di compiere gli stessi errori che inevitabilmente si possono compiere quando hai un figlio e hai una carriera alle spalle molto, molto poderosa. Diciamo che non ho sofferto io di questa cosa, anzi, diciamo, io sono cresciuto da una parte con i miei genitori, da una parte totalmente per strada. Infatti ci sono delle cose che mi accomunano moltissimo a livello ideologico con la mia famiglia, ma ce ne sono altrettante che mi separano, perché a me piace molto, cioè io sono, essendo cresciuto per strada, avendo frequentato persone completamente diverse dal campo artistico, ho imparato anche a stare in mezzo alla gente in una maniera esterna rispetto a quello che un artista è abituato a fare,
e quindi so dialogare con entrambi i mondi e mi piace dialogare con entrambi i mondi e conoscere appunto quello che appunto non ho vissuto io, perché ognuno di noi fa un percorso nella vita e ha delle storie da raccontare e quindi è giusto ascoltarle e poterle portarle appunto nel proprio mondo e nella propria visione di vita. Abbiamo sentito il tuo papà Alessandro Gassman urlare con aplomb, sì. Però dagli Pippo, sì. Insomma, dopo che sei stato proclamato vincitore a Sanremo Giovani. Ma perché Pippo se ti chiami Leo? Sì, perché quando ero piccolino, in realtà da quando sono piccolo che mi ricordo, da quando ricordo che papà mi chiamava Pippo, è un nome... È una coccola, insomma. Sì, diciamo, è una coccola. Io peraltro poi il messaggio di papà in realtà non l'avevo ancora visto, perché io il giorno della finale di Sanremo mi ricordo che decisi di spegnere appunto il telefono, perché io quando faccio delle cose importanti anche a livello emotivo preferisco comunque estraniarmi per concentrarmi e dare il massimo, perché comunque poi Sanremo è un'opportunità che hanno in pochi e quindi devi essere rispettoso per tutte quelle persone che comunque non hanno avuto la possibilità di portare il loro messaggio, che era altrettanto importante come il tuo, e quindi è importante dare il massimo e dimostrare di poter essere all'altezza di ciò che ti sta accadendo. Tu dalla musica però passi tranquillamente anche al cinema, hai doppiato, questa è insomma cronaca recente, sì. I Creed 2, fai uno dei personaggi, assomiglia anche un po' al personaggio con i capelli, sì, no? Sì, in effetti sembra un caso, ma cioè in realtà cioè è un caso, però devo dire che sono molto felice, è un'avventura completamente diversa rispetto a quella che mi sarei mai immaginato. Però è bello, perché poi comunque nel doppiaggio devi stare sempre in uno studio, quindi anche quello mi ricorda molto il posto dove in questi ultimi anni sto passando la maggior parte del mio tempo, che è lo studio musicale. Ed è bello perché poi anche lì comunque sei in una stanza separato dal mondo, in una sorta di bolla, a dar vita a qualcosa di inanimato. Invece che a distruggere, che poi è la cosa che sappiamo fare meglio noi uomini, diciamo, distruggere le cose che abbiamo, invece creare qualcosa e dar vita a qualcosa di bello che possa poi dopo creare gioia nelle famiglie o ai ragazzi o comunque anche agli stessi adulti è qualcosa di che mi rende orgoglioso. Nella tua canzone Va bene così hai una parola insomma chiave, che è Asimbonanga. Sì. Che cosa vuol dire? Asimbonanga significa lui non si vede, è un dialetto Zulu e praticamente era una parola che venne dedicata a Nelson Mandela quando spese i suoi anni appunto in prigione per aver cercato di liberare l'Africa, ed era una parola che io e Matteo Costanzo, che è il mio migliore amico con il quale appunto produco tutta la mia musica, abbiamo pensato di inserire in questo brano, consapevoli del fatto che se il brano fosse passato e fosse arrivato all'Ariston avrebbe avuto una grande visibilità. Ed era un messaggio da mandare ai giovani e alle future generazioni, un messaggio appunto di condivisione, di abbraccio delle culture diverse, perché siamo pienamente convinti del fatto che il futuro sia nelle mani dei giovani e questo sembra una cosa banale, ma non lo è, perché non è scontato. I giovani devono capire di avere il mondo nelle loro mani e di avere la possibilità di rendere il mondo migliore rispetto a quello che hanno trovato. Noi siamo cresciuti, anche la generazione Z, che è la generazione più recente, in un mondo costantemente diviso dagli stereotipi, e quindi abbiamo il dovere di unirci per raggiungere degli obiettivi, perché la storia insegna che se si è divisi si è più deboli e più fragili. Che bello. Grazie Leo. Grazie a questo voi. Punto Asimbonanga. Asimbonanga. Okay. Alla grande. Alla grande. Nella capillare testimonianza di un talento di famiglia, Leo Gassman conquista uno spazio tutto suo attraverso la musica.
vincitore della sezione giovani, 9 proposte del Festival di Sanremo con il brano Vai bene così. Gassman, nell'approfondire il proprio discorso musicale, non trascura pure altri settori dell'arte, tra cui quello del doppiaggio e dell'audiovisivo. Grazie di cuore. Complimenti, Leo, complimenti. Grazie mille, davvero. Auguri, auguri, grazie. Leo Gassman, grazie alla città di Torre del Greco. Grazie. Tra i premiati anche l'attrice Lunetta Savino per le meravigliose ed intense interpretazioni. Lunetta Savino entra nel cuore del grande pubblico attraverso il personaggio di Cettina nella serie di successo Un medico in famiglia. Ha raccontato sul grande schermo le storie più drammatiche ed emozionanti di donne e di madri come quella di Felicia Impastato o di Rosa, culminando poi a teatro nella vicenda tanto umana e profonda di Medea. Una parabola straordinaria, un arco di luce d'ombra che un grandissimo talento artistico è riuscito a percorrere. Per te, Lunetta. Grazie. Il premio è lì e idealmente lo assegniamo da questo palco insieme con Luca che ci guarda da Roma. Siamo qui per il premio Penisola Sorrentina, per ritirare questo premio particolare, un pensiero a caldo. Beh sì, io sono molto felice di questa cosa perché per questo premio mi ha proposto indirettamente anche Danilo, con il quale ho il piacere e l'onore di lavorare da diversi anni, e in un'occasione come questa ritrovarsi intorno a un valore come la musica è importante, perché è un valore che ci dà identità, una comunità si riconosce intorno all'esibizione musicale, soprattutto come nel repertorio che proponiamo insieme anche con Danilo. Si tratta del repertorio napoletano, che per noi è fortemente un valore di identità, di cultura e di appartenenza, rivolto però a tutti. Ecco, rivolto a tutti, però dicevamo patrimonio musicale, diciamo prettamente partenopeo, però rivisitato in chiave jazz. In che modo lo rivisitiamo il jazz con la musica napoletana? Non direi proprio rivisitato in chiave jazz, direi con una grande dose di improvvisazione, nel senso che se il jazz è swing, allora questo repertorio non va in quella direzione. Se il jazz è improvvisazione, come in realtà è, soprattutto oggi, allora c'è molto jazz in quello che facciamo, perché improvvisiamo, ci guardiamo, sorridiamo, cambiamo tempo, acceleriamo, rallentiamo. C'è molto happening proprio. Diciamo, non solo musica però a questo punto, c'è anche molta teatralità e ovviamente come musicista e come attore di teatro e di cinema. Attore è una parola grossa. E il teatro è implicito nella scrittura di queste canzoni, perché la canzone napoletana è figlia del teatro e molti degli autori, dei poeti, questo poi è un premio che è nato intitolato alla poesia, il premio Arturo Esposito. E quindi molti degli autori di queste canzoni, di Giacomo, Bovio, Russo, erano in realtà poeti e scrivevano attraverso la canzone per il teatro, un piccolo teatro che si metteva in scena in 3 minuti, che è la canzone napoletana. Un periodo storico drammatico purtroppo, e il settore della cultura, della musica, del cinema, del teatro ovviamente è insomma, sicuramente quello più penalizzato, perché ha avuto il ritardo nella ripartenza, adesso praticamente siamo messi peggio che insomma, in primavera. Un sentimento anche su questa situazione per dare coraggio anche agli operatori del settore della cultura. È molto dura, durissima, c'è bisogno di aiutare non solo i musicisti ma tutti coloro che lavorano nel campo, perché ci sono i grandi tour, quelli che hanno 100 persone che fanno partire tutta l'enorme macchina, che sono stati fermi, e quindi ci sono tantissime persone che sono a casa da un anno, ma non solo, i danzatori, gli attori, sta accadendo. Pensate ai danzatori, che fine hanno fatto i danzatori? Non se ne vedono più, e nessuno ne ha mai parlato, questo è atroce. Quindi io direi che tutta questa enorme macchina coinvolge tantissime persone e non ci si può fermare, bisogna fare in modo di farla, anche perché la cultura è sopravvivenza.
bellezza e appunto sicurezza, questo è il tema chiave di questo evento e va insomma anche in questa direzione la cultura, insomma, sponsorizzata in qualche modo. Sì, noi stasera speriamo, come nelle altre occasioni, di dimostrare che si può fare degli eventi, chiaramente proporzionando le dimensioni alla gravità del momento, ma mantenere vivo e costante questo piccolo fuoco, questo filo rosso che ci ricongiunga fra qualche mese a una riapertura di tutto e quindi anche dei teatri. Occhio carragionata. Sì. Il brano preferito da Edoardo De Filippo. Ascoltiamo la motivazione del riconoscimento a Peppe Servillo, premio alla carriera Penisola Sorrentina 2020. Peppe Servillo. Sull'architrave di un'emozione si impianta l'architettura di un artista tutto tondo, che dalla musica sa passare al teatro e al cinema. Non si avvertono mai complicazioni, piuttosto si assiste ad un armonico disporsi degli elementi narrativi della sua arte, su una scacchiera che contempla tutte le mosse, disponendole secondo passione ed intelligenza, mente e cuore. Grazie. Peppe Servillo. Premio Penisola Sorrentina, eccolo lì, arriva la statuetta, una nuova versione. Molto gradito, grazie, davvero. Sarà lì nel tuo studio. Assolutamente. A farci compagnia, a farti compagnia. Noi ti portiamo nel cuore con la tua musica. Grazie a voi. E saremo lì. Sto cicatina bella, lucente chiude stelle, sonnire chiude nire. So come a due sospiri, ogni sospiro cose, ma te non fu duce, e come tra sempietà, non la da chiù a ricetta. E chi va a ascoltare, occhio che ha ragionato, senza parlare, senza parlare. A me guardate sì, è stata un po' come ricchi, come sacci, come voglio. Sonnire più splendente e le banalucente come una sede fine, solo chi concettino sempre che tenga mente ci trova sentimenti, perché non c'è stanno vizi che guarda la carezza. E chi va a ascoltare occhi che ragionate senza parlare, senza parlare. A me guardate sì, è stata vado po' come ricchi, come sacci, come voglio. Sure fronna di rosa, non cerca tanta cosa, né a chi bella voglio. Si è ricca ma passione, ma tutta simpatia, ma tutta vita mia. Ma giovo ma rovino, solo chi è e chi va a ascoltare occhi che ragionano senza parlare, senza parlare. A me guardate sì, è stata vado come ricchi, come sacci, come voglio. Il premio arriva anche sul piccolo schermo a omaggiare il bellissimo lavoro fatto dalla fiction I Bastardi di Pizzo Falcone, che attraverso la chiave poliziesca tutta partenopea ripropongono una Napoli a tinte forti, bella come una cartolina. Giornalista e scrittore di razza, già direttore del Sole 24 Ore, oggi alla guida del quotidiano Il Sud. Il suo mondo letterario e saggistico è caratterizzato da una conoscenza ed una ispirazione critica sempre nitida e felice, con una scrittura ariosa, rapida, sapida, colma di autonomia
e verità. Luoghi spettacolari, vicoli e palazzi intrisi di storia che raccontano del passaggio di persone straordinarie e di personaggi illustri. Sorrento è una terrazza affacciata sul mare, è il respiro lungo che arriva fino al Vesuvio, è il sapore delizioso delle specialità cucinate con amore. Sorrento, nelle due giorni del premio intitolato ad Arturo Esposito, racchiude tutta la poesia e la bellezza che si spera un giorno di poter raccontare in maniera piena, senza le distanze, senza le paure. Intanto, contro tutti i pronostici, al premio Penisola Sorrentina ha vinto l'umanità, è sopravvissuta la musica, la bellezza ha vinto. Del premio Penisola Sorrentina Arturo Esposito nasce la Carta di Sorrento, un manifesto di principi e valori che in occasione del 25esimo anniversario del premio ha la finalità di programmare una ripartenza che coniughi cultura, turismo e ambiente nel post-Covid. L'appuntamento, che ha visto il confronto di diverse personalità del panorama culturale e istituzionale, si è tenuto a Palazzo di Città. Sorrento si pone come tappa di un lungo percorso tutto italiano che parla il linguaggio dell'ecosostenibilità e della bellezza come volano per l'economia. Sono con il sindaco di Sorrento, il dottor Massimo Coppola, per entrare nel vivo di questa manifestazione molto bella qui a Sorrento, che è il premio Penisola Sorrentina. Oggi si celebra qualcosa di molto speciale, c'è un inizio molto speciale con la Carta di Sorrento, che è un manifesto importante che sancisce qualcosa di veramente importante, sindaco. La Carta di Sorrento è, come diceva lei, un manifesto, un documento programmatico che mette al centro turismo, cultura e ambiente. E credo che da questi concetti il nostro territorio possa e debba ripartire per trarre nuovo slancio per il futuro e per riscoprire anche dei settori spesso non valorizzati adeguatamente. Credo che il nostro patrimonio artistico e culturale, le nostre bellezze paesaggistiche non abbiano uguali al mondo e credo che da questo documento si possa partire per dare a questi elementi la giusta importanza, il giusto risalto e rendere il nostro territorio conosciuto in tutto il mondo, non solo per le bellezze e le ricchezze che solitamente lo hanno contraddistinto, ma anche per questi valori. Il premio Penisola Sorrentina festeggia 25 anni, queste nozze d'argento che sono un bel traguardo. Lei però è neo sindaco, insomma è sindaco da pochissimi giorni, appena 10 giorni di Sorrento. Un suo pensiero per questa manifestazione, che immagino prima, insomma, lei l'abbia vissuta in maniera, diciamo, più marginale, oggi invece è in prima persona a viverlo, insomma. Non sono certo io a dover presentare il premio Arturo Esposito, l'ho sempre visto dall'esterno e mai avrei pensato che potesse rappresentare poi la prima mia apparizione ufficiale da sindaco. Quindi sono contento di questo battesimo
e faccio tanti auguri anche al premio, perché 25 anni rappresentano un traguardo non da tutti. Vuol dire che c'è passione, c'è tenacia, c'è la volontà di portare avanti nel tempo evidentemente un qualcosa in cui si crede. Lo so che è un po' presto, visto che insomma è appena entrato, no, al municipio qui di Sorrento, però magari avrà sicuramente ovviamente un programma molto vasto, molto intenso. Qualche anticipazione su quello che sarà da oggi in poi praticamente per la sua città? Il caso ha voluto che oggi si parlasse di cultura e di ambiente, che sono dei cardini anche del nostro programma di mandato, lo sono stati del nostro programma elettorale, e vogliamo portare avanti anche questi obiettivi per sviluppare un turismo sostenibile, un turismo culturale, un turismo ambientale, far crescere il nostro territorio in maniera sostenibile, dare una prospettiva diversa da quella a cui siamo stati abituati nel recente passato. Sorrento, ovviamente, come l'intero territorio, come accade a livello globale, vive un momento particolare, un momento di difficoltà, e io sono certo che da questo momento di difficoltà noi riusciremo a trarre la forza per tornare ad essere ancora più grandi di prima, partendo proprio dalla valorizzazione delle bellezze del nostro territorio. E come ha detto Mario Esposito, il patron del festival, la bellezza, insomma, in sicurezza, quindi anche a Sorrento, bellezza e sicurezza, questo binomio che deve funzionare per il futuro. Assolutamente, assolutamente. La sicurezza oggi rappresenta una priorità assoluta, nel senso che rappresenta un'esigenza. La bellezza è un elemento invece ineliminabile. Quindi la sicurezza è un'esigenza, la bellezza fa parte del nostro essere, fa parte di Sorrento, fa parte della penisola sorrentina, quindi ad oggi sono due concetti assolutamente inscindibili. Grazie Sindaco. Grazie a voi. È il tesoro nascosto dell'economia italiana. Diciamo che è il capitale più rilevante e meno valorizzato. È un paese che da questo punto di vista è in ritardo, fortemente in ritardo. Pensate con quanto ritardo questo paese si è dotato di un art bonus, cioè di un credito d'imposta per favorire il mecenatismo. C'è qualcosa che mette insieme la storia, l'arte, la cultura, le chiese con i luoghi incantevoli di questa penisola, a partire da questa costiera. Questa è la bellezza del paesaggio, e questo valore inestimabile ha bisogno di organizzazione, di metodo. Ecco perché mi è piaciuta la carta di Sorrento, perché la carta di Sorrento parte da un impegno di rendicontazione, di trasparenza, e lancia un'idea nuova di metodo, cioè di organizzazione dei territori. E io l'ho detto oggi, lo ripeto, guardi, c'è un punto che è dimenticato da tutti, io l'ho scritto nella grande balla, che aveva un obiettivo. È un libro nato per raccontare agli italiani, sulla base di dati ufficiali, dei dati dei conti pubblici territoriali della Repubblica Italiana, cioè del sistema di statistica italiana, che non è vero che il Sud vive sulle spalle del Nord e che c'è stata nella spesa per infrastrutture di sviluppo negli ultimi 10 anni un miope taglio delle risorse. Direi che addirittura la spesa infrastrutturale di sviluppo nel Mezzogiorno è stata abolita ed è stata fortemente ridimensionata la spesa sociale. Guardate che stiamo parlando di turismo e non lo sappiamo, stiamo parlando di sviluppo e non lo sappiamo, perché che cosa chiede una coppia anziana tedesca che decide, che deve scegliere se andare a passare la vecchiaia per metà l'anno in Portogallo, in Spagna, nel Mezzogiorno d'Italia? Che cosa chiede? Chiede un buon ospedale vicino, chiede un treno veloce
che ti conduca in quel luogo. Chiede un aeroporto internazionale se vuole ritornare, chiede una banda larga ultraveloce perché tendenzialmente è una coppia di persone che ha avuto lavori importanti, una vita importante e che vuole essere aggiornata. Ecco, ecco perché io ho scritto La Grande Balla ed ecco perché è nato il Quotidiano del Sud, perché vuole mettere a nudo queste ipocrisie con un tono costruttivo, perché il paese va riunito, ma va riunito partendo dall'operazione Verità. Ecco perché mi è piaciuta la carta di Sorrento, perché la carta di Sorrento copre l'altra faccia della medaglia. Prima bisogna condividere l'operazione Verità, bisogna avere il coraggio della politica, bisogna recuperare la coerenza meridionalista di De Gasperi negli anni del miracolo economico italiano e capire che mettere il Mezzogiorno al centro dello sviluppo non significa fare un piacere al Mezzogiorno, ma significa provare a salvare l'Italia. Perché non a caso gli unici due territori europei che non hanno raggiunto livelli pre-crisi prima del Covid sono il nord e il sud dell'Italia. Quindi se non recuperiamo questa parte del paese, se non recuperiamo il suo mercato dei consumi, se non recuperiamo la leadership del Mediterraneo, l'Italia non avrà futuro. Questa è una faccia della medaglia. L'altra faccia è quella della carta di Sorrento. Perché se si riuscisse a scalare questa montagna e se si riuscisse a far capire che le cose devono cambiare, che non può essere un paese di 20 staterelli, che bisogna tornare a fare le grandi opere immateriali e materiali, mettendo al centro il Mezzogiorno, poi serviranno i meridionali. Cioè servirà una svolta nelle coscienze, nel metodo, nella capacità di attrarre, non di trattenere, attrarre il talento creativo del Mezzogiorno, quello che le nostre famiglie con i sacrifici hanno fatto studiare e che il mondo ci ruba. Noi non dobbiamo chiedere a loro di tornare per affetto, noi dobbiamo dare a questo capitale umano la migliore condizione lavorativa possibile. Questa greppia assistenziale devono finire, bisogna fare formazione importante negli alberghi, nella capacità di accogliere le persone, nella capacità di organizzarsi. La carta di Sorrento ha valore se riesce a dare a questa prospettiva un contenuto effettivo, se riesce a organizzare dietro questa scommessa una rivincita organizzata dei territori. Testimonianza di quello che il territorio esprime, non solo il bello dal punto di vista paesaggistico che oggi proclamavamo, ma anche il bello delle proposte, dei contenuti. È un premio che parla all'Italia, è un premio che nasce in penisola sorrentina ma che ha l'ambizione di parlare alla penisola italiana. Sono assolutamente gratificato poi da una cornice laboratorio così importante come il premio Penisola Sorrentina, perché proprio oggi poi con la carta di Sorrento e dopo mesi di lavoro su questo documento oggi diciamo vediamo l'avvio di quello che è un percorso pubblico di valorizzazione e di confronto dei punti che sono una carta che non vuole essere un manifesto come tanti che l'hanno preceduto, indici di un libro che poi demandato a cui stesura è demandato ad altro ad altri, ma un vero e proprio documento con l'indicazione di strategie di azione immediata, priorità per l'azione pubblica futura e le note dolenti su cui intervenire. Tra le prime cose che noi decliniamo nella carta, per esempio, è la nota dolente della proliferazione di soggetti pubblici nella tutela del patrimonio culturale. La tutela demandata ad altri, la valorizzazione demandata ad altri ancora. Chiediamo un governo unitario della gestione, della tutela, della salvaguardia e di tutto quello che può imporre un patrimonio culturale importante. La regione Campania ha un grande vantaggio, i campani sono, oggi che noi facciamo gran parlare di eccellenze italiane nel mondo, i campani sono gli eccellenti italiani nel mondo. Bisogna avere il coraggio di investire sui giovani, sulle grandi eccellenze che si vedono all'orizzonte, eccellenze in termini umano,
perché declinare la bellezza della Campania circoscrivendola a quello che il paesaggio dà ed esprime, senza coordinarlo col capitale umano che a questa regione ha consentito comunque il blasone che ha nel mondo, sarebbe comunque un'opera vana. Io sostengo che purtroppo in Campania non abbiamo mai valorizzato la cultura per quello che può dare agli effetti del turismo. Abbiamo pensato al mare, al sole, alla gastronomia, all'arte dell'ospitalità. La cultura sì, Pompei, Oplonti, Ercolano, però abbiamo tante risorse dal punto di vista culturale che non sono state valorizzate, che potrebbero dare molto di più a questa regione. Ora più che mai che il turismo va riconvertito in una maniera diversa. Oggi dobbiamo trovare degli attrattori che vadano a cercare nuovi mercati e non è facile. Non è facile, però attraverso la cultura ci possiamo riuscire e soprattutto attraverso una pianificazione di quello che è il dettato della Carta di Sorrento. Il premio Penisola Sorrentina però quest'anno è un po' cambiato, si dà molto più spazio, diciamo, al virtuale, possiamo dire così, poca presenza, molto audiovisivo. L'importanza anche di fare in questo modo anche, insomma, questo tipo di manifestazioni. Sì, io sono qui oggi proprio per testimoniare la vicinanza dell'istituzione Regione Campania a tutto il comparto, sia dell'audiovisivo sia al mondo dello spettacolo. Questo fondamentalmente perché vogliamo avere una visione verso il futuro. Sappiamo che tutto questo che sta accadendo in questi giorni finirà e noi dobbiamo essere pronti ad accogliere le nuove produzioni audiovisive. Secondo i dati del Ministero, la Regione Campania oggi è quella che ha la regione che ha il più alto numero di set aperti. E questo per noi significa sviluppo, significa lavoro, significa occupazione, significa economia. Se è accaduto tutto questo, evidentemente qualcosa la Regione Campania nell'ambito della sua programmazione e pianificazione ha fatto e realizzato. E penso alla legge sull'audiovisivo che del 2016, che era completamente mancante all'orizzonte del quadro normativo della Regione Campania e che ha investito in questi anni circa 30 milioni di euro e per portarne al comparto almeno 100 milioni di euro in indotto. Questo quindi la consideriamo un momento difficile che vive non soltanto la Regione Campania, che vive l'Italia, che vive l'Europa, che vive il mondo, e quindi noi dobbiamo ancora dare messaggi di presenza, di speranza e soprattutto di rispetto delle regole, così come stanno compiendo tutti i set e gli spettacoli dal vivo che si stanno tenendo in questi giorni, e rispetteremo le decisioni e le regole che ci verranno dalle ordinanze regionali e dalle decreti ministeriali, perché la coesione è l'unica regola a cui oggi possiamo tutti sottostare, ma non come sottomissione, ma come condivisione dei processi. Abbiamo riscoperto quanto invece la cultura ci abbia aiutato anche a mantenere un minimo di speranza, un minimo di positività per il futuro. Durante il lockdown tantissimi artisti, tantissimi operatori del mondo della cultura hanno messo online la propria arte, il proprio talento. Abbiamo potuto visitare in maniera virtuale tanti musei, tante biblioteche, tanti parchi archeologici, e questo ha aiutato anche ad avvicinare un'intera generazione di giovani che attraverso il digitale hanno potuto apprezzare quello che è l'immenso patrimonio. Sicuramente la cultura è il settore messo maggiormente in ginocchio da questo momento, ma come governo abbiamo cercato sin dall'inizio di rispondere all'emergenza. Tra i vari decreti abbiamo risposto con più di 1 miliardo di euro investite nel settore della cultura per aiutare il mondo del cinema, dello spettacolo, dell'audiovisivo, per aiutare i lavoratori del mondo dello spettacolo che sono sicuramente la parte più fragile di questo momento drammatico.